piccolo e accogliente comune della provincia di Avellino, Ospedaletto d'Alpinolo, compreso nel Parco regionale del Partenio e parte del bacino montano Falde orientali del Partenio, è un luogo tutto da scoprire. Paese di storia, immerso nel verde e intriso di religiosità. Il borgo è fortemente legato all'abbazia di Montevergine della vicina cittadina di Mercogliano. Da secoli, seguendo infatti un antico e suggestivo percorso nella natura, i fedeli, partendo da Ospedaletto d'Alpinolo, raggiungono spesso a piedi nudi il santuario per rendere omaggio alla Madonna di Montevergine. L'importante flusso di pellegrini che lo attraversano è sempre stato uno dei tratti più rilevanti del paese. Ad essi e alla loro grande fede è dedicato uno dei più importanti monumenti, posto all'entrata dell'abitato. Si tratta del Monumento al Pellegrino, recentemente realizzato da maestranze dell'Avellinese in pietra locale. L'abate Benedettino Vignarelli a disegnare il progetto dell'opera, che si compone di 5 bellissime figure finemente scolpite. Percorrendo stradine e stretti viottoli, si giunge nel cuore del centro storico, la chiesa dedicata ai santi apostoli Filippo e Giacomo. La chiesa originale è fatta risalire ai primi anni del XV secolo. Molto interessante è l'alto campanile che l'affianca. La snella costruzione, completamente realizzata con mattoni faccia a vista, ingloba il grande orologio che da secoli, con i suoi rintocchi, scandisce la vita dell'abitato. Thank you.
Ospedaletto d'Alpinolo, un luogo che merita certamente di essere visitato per scoprirne tutte le affascinanti bellezze.